Le fonti Pocket News, questo è il nostro format nel quale ci piace parlare di notizie un po' più inconsuete rispetto a quelle che diamo ogni giorno sui mercati, sull'economia, sul business, sulla finanza. Però fondamentalmente, almeno io questo lo sostengo e lo dico sempre, tutto è collegato. Perché è Natale, intanto, lo vedete in sovrimpressione, si parla sempre di denaro, ma per solidarietà. Il denaro, per fortuna, non serve solo per creare business, anche se tutti lo facciamo, tutti lavoriamo e tutti vogliamo effettivamente fare business, però spesso, soprattutto in questi periodi, viene spontaneo fermarsi e riflettere su quello che magari non, al quale non pensiamo nella nostra quotidianità e nella nostra routine. E voi sapete bene che ogni tot mi piace parlare di associazioni ONLUS che agiscono sul territorio e che aiutano le persone meno fortunate di noi. E allora, visto che Natale è la festa dei bambini, è la festa un po' di tutti, diciamoci la verità, però a Natale torniamo proprio tutti un po' bambini, ma soprattutto è la festa dei bambini. E allora, parliamo dei bambini che sono meno fortunati di altri. Io saluto Francesco Iandola, direttore della Fondazione De Marchi, che è con noi quest'oggi. Buongiorno Francesco, ciao. Buongiorno Manuela, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Fondazione De Marchi lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia. Appunto, parliamo di bambini che purtroppo non stanno bene, ma che grazie al vostro aiuto possono avere una qualità di vita migliore. Allora, raccontiamo velocemente, giusto per far capire a chi non vi conosce, Francesco, come nasce l'idea della fondazione. Diciamo che è nata, e poi ti do la parola, con l'esigenza proprio di affiancare a quelle che sono le cure tradizionali mediche per i bambini, un altro tipo di cura, quella che agisce proprio sul benessere, sulla psicologia di un bambino, che ovviamente avverte il malessere che lo circonda, giusto? Anche se magari in modo diverso rispetto a come lo avvertiamo noi. A te, Francesco. Sì, esattamente. Noi nasciamo, la Fondazione De Marchi nasce qualche decennio fa, circa 40 anni fa, dalla volontà di alcuni genitori che avevano bambini ricoverati, di alcuni medici, di fare in modo che i bambini malati con patologie croniche potessero avere la migliore assistenza possibile, un'assistenza sia medica sia un'assistenza che permettesse la miglior qualità della vita, quindi far sì che questi bambini potessero vivere il più possibile una vita pari a quella dei loro coetanei, dei loro amici. E questo è ancora il nostro impegno quotidiano, quindi da una parte ci impegniamo ad assistere la sanità pubblica, a assistere sempre meglio questi bambini, quindi paghiamo borse di studio per formare sempre meglio medici e garantire un maggior numero di medici in corsia, acquistiamo attrezzature scientifiche, ristrutturiamo reparti, tutto questo per far sì che la cura verso questi bambini sia sempre migliore, sia sempre un'eccellenza. Sì. Sì, No, no, dall'altra guarda, parte. intanto mentre parli, perdonami Francesco, poi ti ridò la parola, sta scorrendo il vostro sito fondazionedemarchi.it, io do subito il primo riferimento, così potete visionare anche tutti i progetti che peraltro stanno scorrendo, appunto Natale solidale, ma molto altro. Poi entriamo un po' più un ospedale mica male, dopo parliamo di qualcuno di questi progetti. Prego, perdonami. Allora, vedo un ospedale mica male, diciamo che è la seconda parte. Abbiamo chiamato un ospedale mica male questo progetto, cioè un progetto per far sì che in ospedale il bambino non debba per forza viverlo come un trauma, ma possa viverlo in alcuni momenti come un momento anche piacevole, cioè riducendo al massimo i momenti di paura, di dolore nelle terapie, di stress. Un Sì. esempio, recentemente abbiamo donato una nuova TAC di ultima generazione che vediamo scomparire. Perché ha un nuovo percorso di radiologia pediatrica, una TAC molto costosa che ci ha visto impegnati economicamente in modo severo, grazie anche al sostegno di aziende, di privati, di un lascito di una signora che ci ha permesso questo acquisto. Ma attorno a questo reparto abbiamo voluto costruire un ambiente più prossimo, umanizzato e immersivo che aiutasse i bambini a non temere più quell'esame, che spesso era un trauma per i bambini. Quindi abbiamo creato Certo. una realtà virtuale per simulare al bambino di essere in fondo al mare in mezzo ai pesciolini ed è una cosa bellissima, ha funzionato e ci dicono gli infermieri, i medici che adesso il bambino ha quasi finito l'esame, vuole tornare, vuole fare un altro giro, chiede se può invitare i suoi amici a vederlo e questo riduce sicuramente lo stress ma permette anche di usare meno farmaci per le sedazioni, Certo, per esempio, certo, è un certo. grosso vantaggio, sì. Francesco, ti posso chiedere com'è andato questo periodo ormai prolungato di Covid, ma proprio un flash, perché poi vorrei arrivare al presente e soprattutto al futuro, insomma, per capire dove la fondazione, si sta dirigendo. Sono stati, immagino, 2 anni difficili, perché poi sappiamo molto bene, no? Quindi, però, cos'è accaduto in questi 2 anni?
come tutti abbiamo vissuto il primo periodo come un trauma, e tutti i volontari a casa, tutti quanti anche noi a casa, perché l'ospedale è blindato solo per i pazienti, per il personale strettamente sanitario. Anche da casa ci siamo reinventati, abbiamo fatto una catena di solidarietà i primi mesi per far arrivare, abbiamo donato oltre 45.000 mascherine al personale sanitario. Se vi ricordate, le prime settimane non c'erano le mascherine, per cui è stata una cosa importante, uno sforzo importante, che qui una catena di solidarietà dalla Cina all'Olanda, all'Inghilterra, sono arrivate, ci hanno donato per un totale circa 45.000 mascherine, tantissime generose persone di tutto il mondo, una vera catena di solidarietà. E poi ci siamo reinventati, i volontari erano a casa, loro si sono messi volontari ad esempio a tagliare le loro camicie, le loro code per ricucire cuffiette in cotone per il personale sanitario, perché faceva turni lunghissimi e le cuffiette in carta li creavano allergie al cuoio capelluto, per cui abbiamo risolto questa cosa con una catena di solidarietà per i nostri volontari. Ci siamo proprio reinventati, questo è il primo periodo di paura, di angoscia, di emergenza. Okay. Poi pian piano abbiamo tornato a lavorare come sempre, abbiamo sviluppato progetti. Ecco, perché poi insomma non è da sottovalutare una cosa, che appunto tutti abbiamo avuto panico, però per chi come voi lavora con i bambini, la prima cosa da fare è invece trasmettere sempre positività, allegria ai bambini, e diciamo che non siamo macchine, la parte complicata penso che sia stata anche quella, no? Ai bambini e alle loro famiglie naturalmente, perché poi parliamo di un nucleo ovviamente unico, visto che i bambini sono accuditi dai genitori, dalle famiglie che a loro volta saranno stati terrorizzati da questa situazione, quindi insomma mi immagino davvero la difficoltà. E, ottimo, allora Francesco, io volevo parlare di un'iniziativa, dopo magari andiamo a vedere ancora il sito e mi elenchi quello che state facendo, che però ci proietta nel presente e nel futuro. Natale, tu, è stata una tua idea, bisogna dirlo. Hai pensato a un concerto di Natale sotto le finestre dei bambini. Io voglio mostrare questo video, chiedo alla regia se è pronto, che hai girato direttamente tu, e poi ci racconti quello che è successo. Sentiamolo anche con l'audio, lo sentiamo e poi mi racconti. Allora, ma è Dragon Ball, ho sentito bene? È Dragon Ball. Ah, ecco, l'ho sentito bene. Allora, dimmi, raccontami come ti è venuta questa idea. E poi una catena di solidarietà. Noi ogni anno per Natale organizzavamo insieme alla fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia un piccolo concerto nell'Aula Magna per i bambini ricoverati. Quest'anno non si poteva fare, da 2 anni non si può fare perché i reparti sono blindati, nessuno può entrare, e i bambini certo non si possono radunare in un'aula. E quindi abbiamo pensato di andare sotto le loro finestre, di fare una serenata romantica a chi forse più di altri in questo momento ha bisogno di piccoli gesti d'amore. I carabinieri sono resi disponibili, si sono resi disponibili anche la banda della polizia municipale, e quindi siamo riusciti a chiedere di bloccare il traffico per questa mezz'ora. Abbiamo portato le 2 bande a suonare canzoni natalizie, da Deste Fidelis fino anche a Mary Poppins, per allegare i bambini. E poi abbiamo trovato anche disponibilità di Giorgio Vanni, che è un cantante noto per eseguire la maggior parte delle sigle dei cartoni animati che piacciono ai bambini. La cosa incredibile è che il maestro, il maresciallo della fanfara dei Carabinieri, ha trascritto la musica di Dragon Ball per fanfara, e abbiamo fatto la prima esecuzione, penso, in strada comunque di Dragon Ball, cantato dal cantante originario e suonato da 2 fanfare. È stata un'esperienza, i bambini alle finestre col naso schiacciato contro il vetro. Amori. È stato veramente un momento magico, pensiamo di aver fatto un bellissimo regalo anticipato di Natale. Ma certo, vengono i brividi naturalmente, però insomma dobbiamo guardare in prospettiva futura in modo positivo, insomma, no Francesco? Penso che sia il vostro mood, chiaramente, senza nascondere quelle che sono le difficoltà. Allora, seguitemi sul sito un istante, voi che ci seguite, perché è importante
importante. Cerchiamo di non pensare solo alle cose che ci fanno comodo, lo dico anch'io, per me stessa, perché poi a volte ci dimentichiamo di queste iniziative perché siamo troppo presi da tutto. E ripeto, mi metto io in prima fila su questa cosa. Fondazione De Marchi, fondazionedemarchi.it è il sito, passano tutti i progetti. Qui avete tutte le sezioni, chi siamo, in cui potete capire veramente cosa viene fatto, cosa facciamo, progetti, donazioni e poi naturalmente anche per contribuire se volete, basta poco, insomma Francesco non è che si chieda cioè ciascuno per quanto può, no? Però una gocciolina di qua, una gocciolina di là, insomma si riesce magari a raggiungere un obiettivo in più, non subito magari ma nel tempo, credo che questa sia la cosa fondamentale. E, facciamo così, se sei d'accordo, regolarmente facciamo di questi appuntamenti anche da noi, perché è importante, ripeto, deve interessare tutti, anche per il bene del nostro paese, perché noi parliamo sempre di un rilancio del paese, di una vetrina che deve essere sicuramente importante per l'estero, e queste cose contano, perché insomma dimostrano la capacità che un paese ha di aiutare gli altri, giusto? Sei d'accordo? È perfetto. Parli benissimo, ti ringrazio e penso che aiutare i bambini sia la cosa più importante per qualsiasi società. La civiltà di una società credo si misuri soprattutto da quanto si prende cura dei propri bambini. Va bene. Sempre meno purtroppo, ma meno quei pochi cerchiamo di farli stare il meglio possibile. Assolutamente, assolutamente. Francesco, complimenti a te, a tutto il tuo team, naturalmente a tutti i volontari, facciamo un applauso a chi ogni giorno dedica il suo tempo senza assolutamente prendere un euro a questi bambini, e grazie per averci raccontato tutto questo. Porta i nostri auguri di Natale a ogni singolo bimbo e naturalmente alle famiglie, oltre a voi, della Fondazione. Grazie mille. Grazie, grazie Manuela, grazie a tutti quanti voi. Grazie.